comunicazione, ma soprattutto cerchiamo di partecipare a quelli che sono i cambiamenti della comunicazione. Crediamo molto in questo, la banca in fondo partecipa ai grandi cambiamenti sociali ed economici, e diciamo questo giornalismo sociale, questo giornalismo partecipativo che si sta creando sostanzialmente va tenuto sotto controllo, perché genererà una serie di importanti condizionamenti anche sulla nostra economia. Beh, noi vogliamo con questa partecipazione essere parte attiva e partecipare appunto a quello che riteniamo siano mai tendenze piuttosto concrete. L'abbiamo visto in politica, lo stiamo già vedendo in economia, lo vediamo anche da parte di quella stampa tradizionale che purtroppo mal si sta adeguando a questi cambiamenti, e questi cambiamenti stanno superando, ahimè, diciamo, alcuni dei nostri mezzi tradizionali. Mi auguro che, insomma, il mercato industriale dell'editoria in qualche modo cerchi di cavalcare questo cambiamento e cerchi di in qualche modo recuperare il tempo perduto.